guarda, non è quella la posizione del mio lavoro. Le braccia non stanno così. Questa vita è reale. Sei esattamente la stessa faccia, guarda. Uguale. Stai facendo ora, ti fate la faccia che fa quando va a casa. Lo zero, ah, allora sullo zero l'utilizza. Invece il 100 qual è? Ce l'ho solo io. Inizio giornata. Come si presenta al lavoro da 26 giorni? Fateglielo. Poi pare che sono io che sono il fisso. Fateglielo vedere. Maurizio, faglielo vedere anche tu, giusto? Non per sotterra, eh? Lo zero? Il 100? Elisa, ci siamo capiti? Che cosa devi fare? Cosa fa sempre? Ci siamo capiti cosa devi fare, Elisa? Cosa fa sempre? Elisa, non è questo! E allora si spende, cosa fa? Da ora, quello sgranato gattamorfismo che c'è nei tuoi occhi non lo voglio vedere più. Grazie, Luisa. Chi è rimasto? Roberto, appena ti fermi, amici, chi è? Cominci subito. Non ne voglio più vedere. Maurizio. Guarda bene gli occhi, guarda tutto. È già molto specifico. Sta facendo un gran favore. E il tuo senso. Questo è come una reazione che fa classica quando è venuto in poco caso. Maurizio, cazzo stai a fare? La smetti con queste braccia? Voglio anche quella vocale che fa di solito. Maurizio, allora cosa stiamo facendo? Eh? No, non ho capito. Potevi parlare? E lui insiste. Potevi parlare, Maurizio? No, puoi parlare? Non sono io che sono in fissa, si vede. Chiunque mi può aiutare. Ok, ci sono sedie per tutti, sediamoci, se ci sono. Ti ho chiesto di muoverle dalla posizione, Silvio, Lorenzo. Sistematevi la sedia come cazzo mi pare a voi, non mi pare. Iniziativa, inizia con me. Eh? Iniziativa. Quando vi chiede iniziativa, morte sociale. Facciamo a deciderci. Quando chiedo, si fa. Quando non chiedo, non si fa. È semplice. It's very simple. Allora. Abbiamo tutti una sedia? Abbiamo tutti una sedia. Vai. Valeria, togli sto fruscio, grazie. Calasmico! Non ricominciare la moneta là. Non è cazzone tipo che la lei, però non le vorrà più poi sentire nella vita. L'avete fatto solo 7-8 volte.
non fai 15, 20, 20, 20 giorni per 30 giorni in seguito. Passo i miei 10 minuti successivi tra le 2 e le 2:10 a riempire bottiglie. Io lo faccio e voi teste di cazzo, no? Siamo tornati al vecchio testa di cazzo del primo giorno, eh? Adesso intristiamoci e riempiamoci tanto caldo. Mi direbbe Giovanni. Scià! E cambio subito un po'. Vero Natalia? Si può fare. Si può fare. In questo modo sei chiusa. Lo dico per tutti. Questo è chiusura. Questo è chiusura. Questo è chiusura, Roberto. Ok. Si può cambiare umore, no? Non altro. Specialmente guardando il ciuffo di Alyosha cambi umore in mezzo secondo. Perché adesso lui non farà più un'espressione. C'era qualche calco, la matrice, c'era qualcosa? No. Ah, vuoi rispondere? No. Perché lui adesso non cambierà, non farà più un movimento. Però, vedete? Questa è chiusura. È chiusura. Però se l'è messa in maniera particolare rispetto a prima. Perché non farà nulla. Però si farà sempre vedere. Perché quel muoversi è farsi vedere. Essere al centro della situazione. Adesso non lo potrà più fare, ma la sua modalità predefinita gli ha fatto, senza che lui se la concesse, gliel'ha fatto mettere in modo che sia buffo sempre, per cui non si muoverà, ma tutti lo guarderemo lo stesso. Calasmico, e questo bel regalino potrebbe costargli 8-9 giri di calasmico, per esempio, perché gli ha appena stato detto di migliorare il suo lavoro e continua a muoversi e guardare per terra. Eppure lui continua imperfetto. Allora questo, secondo la regola fissata inizio giornata, dovrebbe far rifare Kalashnikov a tutto il gruppo. Ma io sono buono. Danilo è buono, vero? Daniela, il timer, il tema di questo momento è Danilo è buono. Per cui non può essere che la faccia lì. Danilo è buono. Se no ci compiere il culo. Italia, questo è tranquillo, non preoccupa molto. E allora, personaggio, il tema del personaggio è Danilo è buono, lo so, è dura, lo devo ripetere 8 volte per farlo fare, lo capisco. Danilo non mi capisce. Non mi ha proprio capito, sì, lui lo capisce, ha una grande sensibilità, ma a me, proprio a me fino in fondo, non mi capisce. Non voglio rivedere l'espressione del viso, voglio che la viviate questa cosa. Danilo le azzecca quasi tutte. Quella è chiusura. Come ci vogliamo bene? Che bel gruppo che siamo. Come ci facciamo bene i pompini a vicenda? Il prossimo tema è, ma questo cazzo di cadavere non lo puliamo mai però. Quella è chiusura. Cazzo, io il mio lavoro lo faccio in gruppo, no? Porca di quella troia schifa maiale infestata dell'Eva inculata a sangue. Io lo faccio il mio lavoro. Non è questa la faccia di io faccio il mio lavoro, ma
il gruppo non lo fa. Questa è la risata rispetto alle cazzate che dico. Io vi provoco, è chiaro, dico delle cose che vi faranno ridere. Ma voi non dovete ridere, dovete lavorare su quello che dico. Io ci sono e il gruppo non c'è. Porco zio. Altro tema. Ma come, il gruppo non vede che io mi sto dando da fare? Ma come fanno a non accorgersene? Siccome Danilo si permette di riprendermi, allora mi riprende anche il gruppo. Altro tema. Cazzo li pulisco a fare i cessi, eh? Per le teste di cazzo degli occupati mi sporcano il giorno dopo devo pulire. Ma non lo capisce Danilo? Contento di stare qua. Ora devi fare, sono contento di stare qua. Non fa 10 minuti, adesso ho fatto proprio bene, amici. Chi cazzo me l'ha fatto fare di passare sto mese qua? Me l'ha fatto fa di passare sto mese qua. Non è psicanalisi, è il lavoro d'atto. La psicanalisi l'ha fatta a casa vostra, con i vostri analisti, se avete i soldi per pagare. Io lavoro gratis e non faccio psicanalisi, faccio teatro. Certo, sono tutte carine, ma in questo gruppo non si tromba. Per le donne sono tutti carini, ma in questo gruppo non si trova. Catatonica e Isa? It's the same. Qualsiasi cosa dico, siamo in catatonia? Elisa, oggi puoi perdere il laboratorio definitivamente. È oggi che lo devi fare il passaggio. Non domani, né fra un mese, è oggi. Se quando ripasso di lì ti trovo catatonica per te, il laboratorio è finito. Sei pure passata dalla vendita del nome in così, come acqua fresca, sì, e io ti faccio perdere il laboratorio adesso. Adesso lo perdo. Non, quando mi girerò voglio vedere un altro lavoro, Elisa. Se mi giro e trovo lo stesso lavoro vai, ma non fuori di qui e basta, torni in Sardegna, perché non ti voglio vedere neanche stasera. E non me ne frega un cazzo se tu sei diventato occupante, quella è chiusura. Io vado in assemblea e dico che tu non sei un cazzo, prendi l'aereo per la Sardegna. Non so se è chiaro. Finito il laboratorio, finito lo stare a Roma. Non so se è chiaro, Roberto non ti puoi toccare. Non ti puoi girare, Sandra. Eravamo rimasti a come ho fatto bene a venire qua. Ali. Ali. Ali che volano sopra di me. Questo è il tema. Ali che volano sopra di me. Ali. Sei un tarantato, Ali. T'ha messo la tarantola. Come si riavvicina a Kalashnikov. Stessa, sempre la stessa espressione. Daniela, non è concentrazione, mi perdo nel blu, le cose. Non è nel blu dipinto di blu, è sto qua e faccio quello che devo fare. Non è la voce di cosa. Ok, siamo un certo numero di persone e c'è una sedia in più. Devo percorrere almeno 3 metri da dove sono, al mio via. E dovrò cambiare sedia. Non voglio né sedie rotte, né rumore di piedi di sedie. Non voglio scontri, non voglio niente delle cose che sapete benissimo quali sono.
Ok? Va, riparte Kalashnikov come se piovesse. La faccia quella di prima era, sono tutti carini ma qua non si trova? No. Ah, appunto. Fammi vedere invece. Quello era Alyosha, Ali. Ho fatto. Ah, quello è Ali Alberto. No, non era Alyosha, era Ali. Pensavo Ali Alyosha. Tu pensi sempre a quella maniera. È incredibile. Casella piena sempre, tutte le sante volte. Non la vediamo mai, che sta modalità, ti fanno male i piedi, Silvio? Non si fa in pensione una cosa così. Come si fa a stare 10 minuti fermi senza farsi partire in grattate? Sicuro che così. Così non gli ho fatto gli animali. Devo trovare il cielo. Devo respirare. Allora. Si devono fare almeno 3 metri dalla propria sedia, se no sarebbe facile la mia, mi raccordo poi, mi guardo, sono Maurizio, mi guardo Alessandro, clic e sistemata. No, almeno 3 metri da dove sono. 3 metri sono, 3 metri sono una cosa, lo faccio vedere anche a loro, 3 metri sono questi. Qui almeno una distanza di 3 metri, come minimo. Non voglio colpi. Se arriva uno prima, ci arriva. Non si vince niente. È un esercizio che va fatto pulito. Non voglio rumori. Non voglio sedie rotte, se no parte il ventino che andrà a riparare. Stanno finendo. Giovedì dobbiamo usarle. Domani dobbiamo usarle. Qui. Devo riportarle venerdì dai preti qua vicino. Gliele vorrei riportare tutte sane. Appena faccio l'apice, ok? Il tema è che culo che ho a lavorare a valle. Sono proprio fortunato. Sono buono, ho messo anche una pizza. Sono proprio buono. I miei aiuti oggi mi fanno un culo menanza. Kalashnikov si avvicina sempre più. Pa 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 pa. Il tema è, pensa se sto laboratorio lo facevamo in uno scantinato di Torbella Monaca. Torbella Monaca è un basso quartiere non così bello. Allora, adesso c'è una sedia in meno rispetto a prima e soprattutto c'è la mia sedia dove non ci si può sedere. Sarà un caso che ci prenda una sedia sulla sedia. Proviamocela. Il tema non cambia. Quando faccio quello che sapete, si va. Renzo, come mai questo quaderno in mano? Riuscire a fare quello che non devi fare è una tua peculiarità, Renzo. So che tra poco devi fare un'enciclopedia di James Brown. Se stai lavorando, non è, oddio, adesso fa tutto, no, quello non lo puoi permettere che tu.
sentire il rumore e non lo voglio dire più. Sono 26 giorni. Valerio, dici che ti accalasnico, per favore, che si balla fino alle 5 oggi. Se sento rumore non vi mollo più. C'è una sedia a conquistare, non c'è... ho dato via. Pari? Senti, anzi, l'ho fatto solo per il tuo. Chiaro, vale anche per te, già. Vale per tutti, eh. Avete solo una possibilità. La prossima. Dopo c'è il corso di Luci e compagnia bella. Se io chiedo a Oss di lasciarmi 3 ore, non me lascia. Non so se è chiaro. Stasera non c'è spettacolo. Per cui si va avanti fino a 1 di stanotte. Voi non avete possibilità di dire, lo sai, stavo svenendo, perché si sviene. Non ci sarà modo di dirlo. Ma lo sai, porca di quella poi. Mi stava succedendo una cosa incredibile. Stavo per lavorare finalmente. La possibilità è la prossima. Non ce ne sono altre. È la prossima. Non ce ne sono altre da qui a 30. È la prossima. È la prossima volta. Sono 26 giorni che lo chiedo. E adesso dobbiamo farlo. Non la prossima ancora. E adesso. Te la spiego. Vestite Oss, io vado avanti nella roba stasera. Via, comincia bene. Non c'era un'altra possibilità. Thank you.
Dopodiché si costruiscono i tre quadrati in cui
Facciamo la fabbrica. Li avete visti? Dove sono? Dopodiché si collegano. Si collegano i tre quadrati. Dopodiché due, due, due per le fresce di Peter. Non so chi, non so come. Il tutto senza parole. Dopodiché ci si mette a ognuno al suo pezzettino di legno. Ok? Allora, vi ricordate cosa abbiamo fatto per il labirinto? Tutti fanno tutto, è una teoria. Abbiamo visto che non funziona. Bisogna organizzarsi. Fate mente locale, i tre quadrati, come erano messi nello spazio, fate mente locale come sono collegati, fate mente locale dove ci si va a mettere. Due, due, due nei tre quadrati e gli altri disposti. Questo è il lavoro che dovete fare. Kalashnikov è pronto lì. Kalashnikov, c'è il rumore. Prego, cosa le serve? Ora, cosa le serve? Vale! Dov'è? Supervisor, e c'è bisogno di chi sistema la roba.
quadrati sono 3x3. Sento rumore. Ok, Kalashnikov, pronti, dentro. Rimane la roba qua, anzi fuori tutto, su. Avevate solo questa la possibilità. Questo calzino tutto sorrente di scena? Montare, ora! Fanno tutto. Questa è un'idea di comunismo sbagliata. Non serve a niente quando tutti fanno tutto. È una falsa liberazione. No, è una liberazione, ma non ci aiuta. Ci dobbiamo dividere i compiti. Il comunismo poi sarà il fatto che io ho la fiducia che se oggi vado a raccattare la roba, domani sarò supervisor. Dopodomani sarò colui che mette i pezzi a terra. Il vero lavoro in comune è questo. Ma riconosce le specificità degli altri. In questo momento c'è bisogno di chi sa fare il supervisor, chi sa mettere le cose, non per cazzi tuoi, Maurizio, ma qualcuno te lo deve dire come mettere. Praticatori, supervisor e mettitori, sono tre figure. Quadrati non li avevo fatti così, non è da dove finisce l'angolo d'attacco, eh? Ne ho fatti un po' diversi, qualcuno entrava qua, qualcuno entrava nell'angolo come là, qualcuno entrava dopo. Non sono così tutto uguale, così squadrato. Qualche variazione la faccio. No words. E quella la scala che abbiamo usato, mi sembra di no, Armando, era un'altra. No words, Armando. Specifico. Se devi fare una cosa, fa che sia giusta. Se no, non la fare. Non serve. La iperattività è uguale al menefreghismo, Armando. Hai gli stessi risultati. Thank you.
Certo, la sedia, la scala è pesante. Ed è difficile, ma è proprio così difficile che bisogna trovare la soluzione, Lorenzo. Distribuzione dei pani e dei pesci. Regalate una composizione della catena di montaggio che non sia tutto uguale. Ovvero che uno messo in un modo, uno in un altro, uno in un terzo modo, non tutti frontali, faccia a me, me la regalate. Occhio a questa scelta, Roberta, eh? Sai che di prima chita dovrà passare una sedia, in modo di... Se tu così le spalle sei in grado di vederla, va bene? Messi. Sapete che la sedia nera a dover girare? La sedia nera continua a girare anche durante l'esecuzione delle tre scene. Lo ripeto solo un'altra volta. La sedia nera continua a girare nella catena di montaggio anche durante l'esecuzione delle scene. Le scene vanno quando non c'è la musica. Quando parte la musica, le scene hanno questa successione. La prima volta si fermano del tutto. Vale per i sei, eh? La prima volta si fermano del tutto. La seconda volta che c'è un'interruzione, ovvero parte la musica, continuano a muoversi ma non parlano, non dicono il testo. La terza volta dicono il testo e si muovono, ovvero come se la scena continuasse. Il rapporto di volumi tra le tre scene deve essere lo stesso, per cui la prima scena che partirà dà il volume alle altre due scene. Devo sentire tutte e tre le scene. Ti ho detto che ti puoi muovere, Ali? No. Modalità predefinita. Le tre scene le devo sentire tutte e devo anche cominciare, è chiaro che si sovrapporranno, ma devo anche avere orecchio per le altre due scene. Non è facile, intorno a me ci sono 20 persone che lavorano. È chiaro che non è facile, ma le cose facili. Questo tuo culotto qua è fuori dalle norme del concorso. Il supervisor se ne dovrebbe occupare, o quantomeno chi l'ha messa a terra, o quantomeno il trasportatore non avrebbe dovuto prenderla. Specifici nel lavoro. Siamo mai un popolo che si accontenta, vabbè, c'era un topolotto più corto, e vabbè, abbiamo fatto un po' di rumore, e vabbè, le scarpe non ce l'ho, e vabbè, sono arrivato alle 9:05. Ormai siamo un popolo di e vabbè, fino a presa, e vabbè, non c'è. Allora, sappiamo cosa dobbiamo fare, la sedia continua a girare. Per la catena di montaggio, il vero movimento deve essere meccanico, non fluido. Meccanico, non fluido. Fluido è lo specchio. Ok? Per cui quando facciamo lo specchio voi lo fate meccanico, invece oggi cambia. Lo specchio è fluido, qui il movimento è meccanico. Non è quello dello specchio, è un altro. Non lo voglio dire più. Valentina, sulla testa. Per terra ormai l'hai scoperto, dopo 26 giorni che non faccio sto palcoscenico, non so.
Pensi, per cui non c'è più bisogno di guardarlo. Per cui il movimento è meccanico per la catena, non fluido. Serve per la catena. L'attacco, prima c'è una specie di prologo e poi parte la batteria. Per cui il movimento, quello meccanico, partirà alla batteria. Quei 10 secondi di introduzione è la macchina che si sta cominciando a mettere in movimento la mattina. E anche questo non è fluido, non sarà quello poi quando partirà, ok? Benissimo. Per cui è preparazione. Questo toppolotto qui doppia, per cui non serve. E poi è talmente vicino questa angolatura all'angolo che sparisce. Guarda Annalisa. Lo so che non l'hai fatto tu, ma guardalo tu per tutti, lo vedete? Sparisce se è troppo vicino, deve essere un po' più in là. Poi permettetevi anche cose così, per esempio, no? Ok, vale sempre la sedia che viene portata dentro per partire la scena. Dopodiché ho picchiato la sedia dentro, tipo qua, ve lo farà Annalisa, metto la sedia dentro, faccio partire la scena e continuo. Ha una meccanicità anche questo viaggio fino là e la consegna a Luisa. Perfetto. Il primo giro, il vostro rapporto è regolato dalla sedia. Per cui sarete collegati l'uno all'altro, sto parlando alla catena di montaggio. Sarete rapportati l'uno all'altro solo nel primo giro o quando sarà nel passaggio di sedia. Invece nel secondo giro, intendo dire la seconda volta che vi attaccherà la musica per voi, siete in rapporto da subito. Per cui, tu qui ci sei stato l'altra volta, per cui non ci puoi stare più. Un altro qui. Non ridere, se non è una colpa. E non capisco perché tu debba sempre stare allo stesso posto. È una modalità. Scusami, Maurilio, ma è venuta via Chiara? Chiara era lì? No, Maurilio, era lì. Sveglia, Maurilio! Siamo sempre nello stesso posto. Ok? Ripeto, la seconda volta che riparto la musica sono in collegamento. Voglio delle distanze uguali. Questa è la stessa modalità dell'altro giorno. Tu dovrai fare un passo per andare da lei. Capita sempre a te, cambiando il compagno, a te capita sempre di avere un metro di qua e un metro di là. Domanda perché. È colpa del compagno? Se siete lì, siete troppo vicini, no? E lì ci sono dei buchi. Forza! Un supervisor che aiuti, avevamo bisogno di supervisor, no, ma tutti fanno tutto. E questo è il risultato che tutti fanno tutto, lo smarmellamento. Lì c'è poca roba, questo non è il possibile. Nicola, questo non è il possibile, il possibile è là, questo non è il possibile. Oh, specifici, qui manca qualcuno, ci sono 8 toppolotti e mezza persona, non è possibile. Supervisor, dove sei? Ma tanto, non è mica responsabilità mia, è responsabilità del gruppo. Sti cazzi. No, no, no. Kalashnikov è lì pronto. Vero, Valè? È pronto, è pronto. Altro che. No words. Ho già detto tutto quello che dobbiamo fare. La prima volta, ne aggiungo una, la prima volta che girerà, la sedia girerà così come la consegno. Qui se la consegno così, continuerà a girare così. La seconda volta, il secondo, da quando ritornerà Chiara in poi, per cui la responsabilità è tua, cambia. Per cui come la manda Chiara, rigirerà. Ok? La seconda volta. La terza volta, ognuno la cambierà. Per cui, se Chiara la manda così, non è detto che Elisa la dovrà fare così, anzi, dovrà cambiare. E lo stesso dovrà fare Roberta, e lo stesso dovrà fare Elena. Prima volta, come la mando io. Seconda, come decide Chiara, la
la terza cambio tutte le volte. Il rapporto con gli altri è se io non è stravolgere la prima volta che ho fatto la catena di montaggio, se io ho deciso di fare questo o questo, non è stravolgere il mio lavoro, collegato con l'altro, anzi, e non voglio vedere che inizia questo che è quello che succederà in automatico, prendo e passo, no no, il rapporto con l'altro è come la macchina sonora, mantenendo il mio lo aggiusto in modo tale che possa essere giusto nel rapporto con l'altro, lo aggiusto di un po', non lo stravolgo del tutto, né impongo a tutti i costi il mio, io sto cambiando ma io no, non voglio vedere te come esempio, non è che tu fai così. Ma io sono Elisa e il mio è così e non me lo cambio, no? Rapporto, un po' cambio io, un po' accetterò io, un po' ti propongo e un po' accetto e tu prendi anche un po' del mio e così e via e via e via e via. È chiaro che non potrò dire sempre tutta questa roba. È adesso che bisogna essere concentrati. Il che vuol dire non essere messi così, non è vero. Ah, ora sì che si è concentrati. No! È già cambiato. Ma l'ho passata così. E so cazzi tuoi, vabbè. Trovati il modo di passarla pur stando così. This is the point. Paletto. Mi sono già fermato al terzo passaggio. Mi volete far diventare una bestia? Meno pianti e più lavoro. Sei a casa tua, Mirna. A quest'ora, con questo volume qua, se tutti le altre due scene dovranno ottenere questo volume, sarete morti. Ci sono 25 persone con voi. Adesso non facciamo da 0 a 100. No, eh? Ok. Si ricomincia. E ancora non siamo partiti. Kalashnikov! Essere brutto cristiano, non fra 10 minuti. Non mummie, concentrati, e un altro paio di palle. A quest'ora metto sempre sull'acqua per il tè. Ah, poi arriva lei. Ah, solo il giovedì. Ah, ero abituata a mettere sull'acqua il mercoledì. No! Puoi fare tutto quel rumore, Annalisa Petacchi? Secondo te? No, dimmi, secondo... Sì, la meccanicità, certo. Ti ho chiesto la meccanicità, ma senza rumore. Scusami, Annalisa, stai ancora parlando? Come fanno queste? Come fanno? Meccanico, ma senza rumore. Trova. E senza essere mummia. E siamo a 4... Ognuno siete 30, ognuno ha la sua, giustamente ognuno ha la sua. Mauro, ti fa male il mento? Ognuno ha la sua e sono 30 inizi. Bisogna andare in scena adesso, cazzo! Non fa 30 volte, ora! Thank you.
quest'ora metto sempre sull'acqua per il tè. Ah. Poi arriva lei. Ah. Solo il giovedì. Ah. Era abituata a mettersi l'acqua di mercoledì, quando veniva di mercoledì. Dopo che ha cambiato casa, continua a servirsi dal macellaio suo di qui. Stai morendo, no? Dalle sue parti non riesco a trovare. Alessandro, non è più così che si passa la sedia. La sedia, guardate, guardatela. Guardatela, si è già trasformata. È come quando facevamo il passaggio di parole. Qui dico cazzo, scusami, ho urlato. E qua giù mi arriva la figlia. Lo ricordate? Com'è bella la giornata, diceva Chiara. Fai il giro e diventa, che cazzo c'hai là? Ecco, al sesto la sedia è un'altra cosa. Allora, se avete come cosa da fare il fatto che la sedia non si trasformi, siate furbi, no? Testine di cazzino. Mettetevi in una posizione che vi permetta di passarla come la dovete passare. Nonostante non dobbiate essere tutti in faccia a me. Eh? Eh? Trovate la soluzione. E siamo a 5. Buongiorno. Se non riesco a trovare un'altra parte. E signor Lem? Precisamente.
Sì. Non lo sapevo. Sì. L'ho saputo che sarebbe venuta a vivere qui quando l'ho incontrata per la prima volta dal macellaio. Si intende di fisica? Non era il giorno. Io dal macellaio non ci vado mai di giovedì. Dunque... ci vado al venerdì. Sulla verso! Sì, che ti vedo. Lo so. Tu ci vai sempre sempre al venerdì. Sì. Prima di discutire le qualifiche di un candidato... E così ho capito che aveva deciso di continuare a venire dal macellaio. Stop! Errore nostro, qui deve partire. Lorenzo, ti sostituisco, eh?